pressione meccanica, Gabriele. Dove? Sulla scala. Mamma l'ha dato piccolino. Oh mamma. Che cani. Gabriele. Sì. Amore mio, devi farli uscire, devi farli uscire. Ma la bambina o la cagnetta? E dov'è Pia, scusa? Sulle scale. Ma da sola? Scusami Gabriele, raccontami quello che hai visto. Dove? Adesso. Giada seduta sulla scala. Ah, Giada. Ah, ok. Ci siamo sedute per scendere. Pensavo che c'era Pia da sola. Pensavo che c'era Pia da sola. Vieni, ti ascoltiamo io. La porta. Sabina, puoi far uscire i cani? Ma viene la già lui. No, la già lui è brutta e cattiva. Ma a casa nostra. Gabriele? Mambrina! Ma sono stata io, sei tu con le cuffie che l'hai tirato. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Laghi! Devo spostare queste robe qui, alcune le metto lì, altre invece le devo andare proprio a levare, a mettere dentro un mobile. Intanto volevo pulire i due vetri della finestra, perché fanno pietà come avete intravisto, e perché Maurizio qui verrà a montare oggi il televisore nuovo. E quindi devo sistemare, insomma. E poi più tardi, dopo pranzo, visto che appunto Maurizio oggi arriva molto molto presto, volevo andare finché giorno a spesa per fino a domenica, così almeno poi non esco più appunto fino a domenica. E anche per Natale prendiamo tutto prima e boh, tanto non facciamo niente di che, come avete visto dal menù. Comunque adesso vado a sistemare qui. Non vi faccio vedere perché intanto è una cosa così, e poi così guardo il video di Katia e Manu che è uscito ieri, che avevo iniziato a vederlo, ma poi mi sono dimenticata, ho avuto altro da fare e non l'ho più guardato. Ed ecco il TV nuovo. Cosa stai dicendo? TV. Ah, il nome. La TV nuova, sei contenta adesso? Sì. L'abbiamo messa qui, ma adesso dobbiamo spostare bene perché così è troppo in bilico. Comunque è così, niente di che.
Eccoci allora di pranzo anche oggi. Allora, Giorgia ha preparato un sugo semplice e abbiamo fatto la pasta, proprio perché ci siamo persi un po' dietro anche a montare la TV. Comunque una semplice pasta col sugo, e quindi è confermato, dopo pranzo ci vestiamo io, Giorgia e Pia e andiamo a fare la spesa per Natale. Guarda, è un po' appannato. Ma così però ho spostato. No, solo adesso. Ecco. Eccoci in macchina per andare a fare la spesa. Questa vuota la spesa invece ve lo metterò qui nel vlog, perché tanto è veloce, e quindi prima andiamo da Teddy, che devo cercare, o dai cinesi, adesso vediamo un attimo, perché devo prendere il cavo HDMI e poi andiamo da Wawa. E poi andiamo all'Eurospin a prendere le cose appunto per Natale e proprio per fare questi giorni a che vengono. E la verde potevo andare, ma vabbè, facciamo finta di niente. E niente, i bambini sono a casa con Maurizio. Giorgia è venuta con me, così almeno mi aiuta e facciamo prima. Dobbiamo anche passare a prendere l'acqua, che se mi ricordo vi faccio le clip e ve lo faccio vedere, altrimenti vabbè, sappiate che vado a prendere l'acqua, perché mi è già capitato due volte di aver fatto le clip e poi mi sono dimenticata di mettervele. Ma tanto, se dico che vado a prendere l'acqua in genere la vado a prendere. E poi torniamo a casa. Devo far veloce perché viene mia sorella, che è venuta su da mio papà al cimitero, e poi passa fino da noi insieme a Luca, e non so io se andrò, perché non me la sento un granché, però adesso vediamo, poi magari vado dopo, tanto di lì non scappa. Vabbè, ci vediamo dopo. Siamo tornate a casa, abbiamo preso l'acqua, non ho potuto riprendere perché c'era anche un altro signore, quindi abbiamo dovuto fare veloce. Siccome avevamo tante casse da prendere, perché ne abbiamo prese 4, allora ci si è andata una mossa. Comunque, abbiamo preso dalla parafarmacia 2 confezioni di cappelletti di carne per Maurizio e Gabriele da fare in brodo domani sera. Poi siamo andate da Wawa e ho preso il cavo HDMI che ci serve per attaccare la nuova PlayStation che abbiamo preso, sempre la PlayStation 4. Poi ho preso 2 confezioni di salviette, queste qui Baby Lindo con olio d'argan, e 2 all'aloe vera. Ho preso poi una ciabatta, così a 3 buchi con il pulsante, questo qui che accende e spegne, con l'attaccatura grossa, è una multipresa. Bella. Poi questa qui, che è una tripla con tasto reset off, ha 3 appunto 3 scomparti con l'attacco piccolo. E poi ho preso le pile stilo e mini stilo. Allora, adesso cominciamo subito con la spesa delle Eurospin. E ho preso 3 pacchi di tortellini, questi qui super fini al prosciutto crudo da fare in brodo domani sera, la vigilia, 2 buste di grana padano e 2 confezioni di Masdam. Qui c'è Pia, vero? Fai un po'. Oh. Vai di là a giocare con Giada, dai, che ti mamma, dà fastidio. Cosa c'è da mangiare? Poi ho preso. Vai. Niente, sono andata a fare la spesa ma non ho comprato niente. Poi ho preso 2 confezioni di Gouda che mi serviranno per fare il polpettone. Poi dell'affettato, anche per Natale come antipasto, abbiamo preso mortadella, salame Milano. Ho preso di tutti 2 confezioni.
cotto di tacchino con olive, infatti qua c'è la seconda mortadella, salame ungherese, arrosto di tacchino affettato, questo è il contrario, prosciutto cotto scelto, appunto il cotto di tacchino con olive. Poi ho preso due confezioni di polpa, questa qui fine, perché Maurizio ha detto che vorrebbe la bruschetta per Natale come antipasto, perciò ho preso questa polpa già tritata fine fine, che così almeno piace a tutti. Poi due confezioni di conchigliette rigate, perché ho intenzione di fare sia pasta e fagioli che pasta e ceci. E poi ho preso le costine, appunto per fare i ceci, e ne ho prese tre confezioni. Una di queste è questa qui, che ho pagato 2,76 euro. Un altro pacco di costine è questo qui, da 2,53 euro. Poi due pezzi di brie, sempre per Natale. E poi ho preso tre confezioni di questi cheeseburger con erba cipollina, che sono senza glutine, così li mangiamo tutti e sono un secondo veloce, sono molto molto buoni. Poi due confezioni di mozzarella e poi anche quest'altra confezione di costine, la terza ed ultima, da 2,57 euro. Poi ho preso questa polpa per brasato bollito, 9,04 euro, e per fare il brodo per domani sera per i tortellini, e due confezioni di ditalini rigati, sempre per pasta e fagioli, pasta e ceci, due pacchi di zucchero bianco, perché visto che non usciamo, così almeno ce l'abbiamo, e poi una confezione di sottilette, perché a Gabriele piacciono tanto sopra l'hamburger. Poi due confezioni di tonno al naturale, una confezione di panna spray, perché Giorgia voleva fare un budino strano al caffè, poi se lo riesce a fare vi faccio vedere. Poi i filetti di acciuga con peperoncino, che devo ridare al mio vicino Sergio, e due confezioni di cavolini, due sacchetti di cavolini di Bruxelles, e poi un barattolo di olive verdi denocciolate. Poi due confezioni di queste crocchette ricche di pollo con tacchino per il cane, purtroppo quelle grosse per Oggy non c'erano e quindi ho dovuto prendere due pacchi di queste qui. E vabbè. Poi il pane, questo qui da bruschetta, ne ho prese due confezioni, appunto per fare la bruschetta per Natale, questo qui è quello che usiamo noi. Due bottiglie di passata di pomodoro, questa qui che prendo sempre, tre broccoli, un fontal, sempre da usare come antipasto per Natale, due maionese, perché era finita salsa tonnata, salsa rosa, e quindi ho preso la maionese. Poi una confezione di salsiccia di suino a 5,41 euro, ed è 7,74 etti, e una confezione di ali di pollo da 1,38 euro. Queste qui le userò insieme all'altro pezzo di carne per fare il bollito, per fare il brodo per i tortellini per domani. Poi un sacchettone di patate da 4 kg. Allora, abbiamo quasi finito. Due confezioni di spinaci porzionati, che mi serviranno per il polpettone. Due confezioni di questi ditalini rigati mais e riso, per appunto pasta e fagioli, pasta e ceci. Una confezione di riso originario, perché vogliamo fare il risotto. E poi del pecorino romano. Poi un pacco di crocchette per il nostro gatto. Le spina solamente pollo, tacchino e verdure, perciò ho preso questo qui da 2 kg. E poi del macinato, questo di bovino scelto, 2,87 euro. Questo qui invece bovino suino da 1,56 euro. Questo qui da 2,89 euro. Questo qui da 2,61 euro. E questo qui da 2,71 euro. Per ultimo ho preso questo, lo Scottex, che prendo sempre. La spesa è tutta qui, adesso vi lascio
lo scontrino, così vedete i prezzi e io vado a preparare la cena perché Maurizio comunque domani, anche se è la vigilia, lavora, perciò noi ci vediamo dopo. I calendari. Cosa c'è, amore? Adesso quando ci arriviamo te lo diamo, ok? Ma se oggi non c'è il cioccolato. E i cioccolatini, non c'è i cioccolatini. Due mollettine azzurre a forma di farfalline. Wow, che belle, con queste manine tutte pasticciate. Dare il futuro. Ora guarda. Ora io vado ad aprire il 23, che ci sono questi bellissimi elastici. Ora andiamo a aprire quello del tè. Mamma, apriamo noi quello del tè. Allora, ora apriamo quello del tè, apriamo il 22, che è qua, e il 23. Ed è Buzz the George. Questo. E ora andiamo ad aprire il 23. Ed è qua. Questo. Poi sono i soldi. Adesso apriamo, io apro il 22 e la candela è bianca. Questo qui invece è il 23. Il 23? Il 22 è tutto già aperto. Sì. Prendi. Lo diamo a Pia. E è? Cos'è? Sono le campane. Il 23. Il 22. Il 22. C'è una candelina. Adesso apriamo quello lì del micio. Allora apriamo i 13. Abbiamo trovato questi. E il 23. Abbiamo trovato i cuoricini. Vedere il 22, che è qua in cima. E abbiamo trovato quelli lì chiari chiari. Ed ecco il tuo 12. Questo è l'ultimo, poi abbiamo finito. E poi c'è anche il quadricano. E poi col drago. E abbiamo trovato quelli lì. Poi anche quello di... Adesso apriamo quello lì dei babau. Andiamo da... Wow! Mix. Il 22 e il 12. Qua, Sabrina? Vabbè, no, non c'è ancora nessun gioco. Ci sono del mix invece dei... L'unica cosa che ha di buono rispetto a questo. Dai, papà. L'unica cosa veramente andiamo buona è questa. Andiamo al palazzo. No, è la verità. Adesso apriamo il 23 di... È il 22 prima. Ma il 22 non l'avete già aperto? Ma perché? Perché non l'abbiamo aperto. Papà, vuoi aprirlo tu? Vuoi aprirlo tu? Io apro il 22 e tu il 23. Ok. Il 23 è piena. Non aprire il 24. Ah, io si è fatta male. Dove è finito? Se Pia tocca! Guarda! Allora, questo è il 22. Rimetti a posto Riff. Riff non si tocca. E c'è Vegeta con i capelli più lucidi. Addio, ti scendo. E invece nel 23 c'è Quark. L'ho detto, c'era un gatto. C'è un gattino. Il gattino, quello di Yanko. Ma quello è un gatto. Ora andiamo ad aprire i brochet. Ora andiamo ad aprire. Allora, dobbiamo aprire il 22. Dov'è? E che ne so, qui. Eccolo. Poi il 23, che quello era quello sopra. Cosa ci sarà? Una crema marrone. Cosa ci sarà? Allora, questo qui è un balsamo botanico universale riparazione. Quindi è per i capelli.
E poi credo almeno. Il 23 sì, che è per qua. I capelli. Tieni. Non voglio aprirlo perché è quasi il 24 e quindi non ti mangiare. Cosa c'è? Un bellissimo manto rosso. Manto. Quello rosa è molto bello. Vedremo poi insieme se anche questo qui rosso è proprio bello come fiore. Eccomi. Allora, abbiamo mangiato. Pia si è già addormentata perché oggi non ha dormito, quindi stasera è crollata subito. E l'ho portata su a dormire. Io adesso ero qua con i bambini che sono lì che giocano, fanno casino. Dobbiamo ancora sistemare la cucina. E poi vorrei cercare di resistere un po' di più stasera. Ieri sera a mezzanotte ero cotta, non ce la facevo più. Mi si chiudevano gli occhi da soli. Comunque stasera non abbiamo mangiato niente di che, perché abbiamo mangiato gli avanzi di ieri e di pranzo. E quindi niente di particolare. Posso salutare lei? Sì. Aiuto! Non passare. Ciao ragazzi, buonanotte. E quindi niente, adesso chiudo il video e ciao, noi ci ragazzi. Vediamo. E noi ci vediamo domani, domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3!